Siamo al Circolo della Stampa di Milano per la presentazione del report Retail Trend 2015 che va ad analizzare il segmento immobiliare dei centri commerciali e delle vie dello shopping, high street incluse. Ascoltiamo quali sono le indicazioni che arrivano quest'anno dal mercato. Centri commerciali e vie dello shopping, quali sono i temi, gli argomenti che gli studi legali, uno studio legale come il vostro, si trova più frequentemente ad affrontare in questa fase? Ma direi i temi sono tanti, forse se dobbiamo fare un elenco, forse non in ordine di importanza, io indicherei. Allora, per quanto riguarda le high streets, sicuramente il tema di oggi è l'introduzione della riforma sulle grandi locazioni e quindi l'adozione da parte delle proprietà, diciamo, di tutte quelle richieste in deroga ai conduttori che prima non potevano, come dire, essere ottenute. Quindi questo è un bel tema perché è caldo e devo dire c'è un bel dibattito adesso in corso tra le parti che però, come dire, si riesce sempre con buon senso a trovare un componimento. Però quello sicuramente, lo studio di questa materia e l'introduzione della derogabilità della legge Co-Canone è il tema caldo. A livello high street un altro tema caldo è quello di cercare di orientarsi correttamente nel complesso variegato mondo della legge Bersani, che sì, ha semplificato gli esercizi di vicinato, ma ha complicato le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita. Cioè non c'è comune che adotti una politica lineare e unitaria nel complesso mondo delle licenze commerciali. Il terzo punto nell'high street probabilmente è relativo alla nozione di azienda, alla tenuta della nozione di azienda in sede di cessione, di subentro contrattuale, quindi pagamento di chi mani. Insomma, questi sono i tre temi nel mondo dell'high street. Nel mondo dei centri commerciali, secondo me, i temi caldi oggi sono i pop-up store, i temporary stores e quindi il negozio precario, anche sì, in gergo si dice, quindi tutte queste espressioni di retail temporaneo che sono frutto della necessità e della fantasia di imprenditori che mettono a disposizione le loro idee e che hanno bisogno di impiantarsi su spazi espositivi temporaneamente. Dall'altra parte, per noi legali, la complessità sta nell'assenza di una norma che regolamenti in maniera puntuale questo tipo di situazione e che consente di dare certezza alle parti. Quindi pop-up store, ecco, direi forse anche sul fronte orari, diciamo in generale un altro tema caldo sono gli orari, le domeniche e gli orari di apertura e chiusura. Per fare una battuta, Monti aveva introdotto la piena libertà di tenere aperto quando si vuole, quanto si vuole, sabati, domeniche, in qualsiasi orario, quindi libertà assoluta, dopo anni di invece di complesso mondo di regolamentazione, Monti, una cosa giusta, beh, quella l'aveva fatta, diciamo così, quella era buona. Adesso il Parlamento sta licenziando invece un ritorno al passato, cioè verranno reintrodotte con grande probabilità di nuovo 6 domeniche che obbligatoriamente dovranno vedere chiusi i retailers. Ci stiamo preparando ovviamente a esaminare le disposizioni, ma questo è abbastanza sicuro. È giusto? Io penso di no. Io penso che i retailer debbano poter essere liberi di scegliere e anche i consumatori. Però questo è un tema caldo perché ci sarà di nuovo molto contenzioso intorno a questa nuova reintrodotta rigidità normativa.